e benvenuti a questa iniziativa che abbiamo organizzato in pochissimo tempo e vedo che ha avuto un grande successo di pubblico. Ora? Allora, buongiorno a tutti e grazie di essere venuti a questa iniziativa Salviamo la ricerca, che è nata sul nome della petizione lanciata da Giorgio Parisi e che è seguita una lettera spedita da 69 ricercatori su Nature. E questa lettera voleva in qualche maniera richiedere al governo italiano e all'Europa un intervento sui pochi finanziamenti che vanno sempre diminuendo per la ricerca. Oggi siamo così in tanti e vorremmo insieme cercare di capire se ci sono delle proposte concrete da fare e vorremmo anche dare un po' di palcoscenico ai giovani, che qui sono tanti, e giovani che fanno ricerca sia in Italia che all'estero. Io voglio subito dare la parola a Giorgio Parisi, che vi illustrerà pochi dati. Poi ci saranno un'altra serie di interventi e la maggior parte degli interventi di questa prima parte sarà dedicata appunto ai giovani che parleranno della loro ricerca. Ecco Giorgio. Va bene. Allora, volevo ringraziarvi tutti. La maggior parte degli interventi di questa prima parte sarà dedicata appunto Allora, volevo ringraziarvi a tutti di essere venuti qui. Volevo scusarmi che ci sono... Allora, volevo ringraziarvi a tutti. Grazie a tutti di essere venuti qui. Mi scuso anche del fatto che ci sono un po' di sedie rotte in quest'aula, ma vista la scarsità di fondi, dovendo scegliere tra libri e sedie, abbiamo preferito comprare libri piuttosto che aggiustare sedie. Volevo ringraziarvi a tutti. Il motivo fondamentale per cui noi abbiamo scritto questa lettera a Nature e poi ci siamo anche firmato questa petizione su change.org, di cui ringrazio tutti quelli che hanno firmato, è che l'università sta in una situazione disastrosa. Se voi guardate dal periodo 2005-2008, l'università abbiamo avuto meno 20% di studenti. Questo meno 20% di studenti deriva da tante cose, tra cui anche l'aumento delle tasse universitarie, la quasi annullamento dei fondi dedicati al diritto allo studio, che anche quelli sono stati tagliati in gran parte, e questa è una cosa disastrosa per il paese, in un paese che è uno dei paesi avanzati in cui ci sono il minor numero di laureati. Abbiamo una diminuzione del 17% di studenti e abbiamo avuto una diminuzione del fondo di finanziamento ordinario del 22%. Credo che un taglio tale agli istituti di ricerca, in qualche modo all'università e così via, è qualcosa che ho fatto ricerche, ma non ho trovato nessun caso nel passato, in nessun paese avanzato, tranne in caso di carestia, di guerra o di cambio di regime. Quindi, a parte questi casi, allora andiamo avanti, le prossime slide. Grazie. Avanti come? Salve professore. Va bene, qui fa vedere come è calato praticamente il fondo di finanziamento universitario italiano negli ultimi anni, perché corrisponde a un taglio poco più di 1 miliardo di euro in euro costante. Ovviamente nominalmente è calato di meno, ma bisogna anche fare i conti dell'inflazione. E questo, allora andiamo avanti. Allora
Perfetto. Allora, nello stesso modo, i programmi di ricerca del MIUR per i fondi per ricerca e lo sviluppo sono calati enormemente. Cioè, se guardate i fondi che c'erano negli anni 2004, poi arriviamo al 2013 e tutti questi fondi, che sono quelli tipici che vanno all'università, sono arrivati allo zero. E lo stesso possiamo dire per i bandi green e per i bandi FIP. Quindi siamo in una situazione assolutamente disastrosa. Sono calati i fondi finanziamento ordinario, per cui non possiamo più assumere le persone, poi sono stati messi da tutte le serie di tagli di vario tipo, e quindi il risultato finale è che, se uno può fare una statistica, abbiamo dell'ordine di 15-20 mila giovani ricercatori che mancano, i quali si trovano all'estero. Si trovano all'estero, per esempio in Francia, nel CNRS francese, e nella parte meccanica e statistica conosco meglio, gli italiani sono in maggioranza, hanno superato i francesi. Nei anche nel comitato che decide le assunzioni in Francia per la meccanica e statistica, gli italiani hanno superato i francesi come numerosità, 7 su 20. Quindi quello che è successo è che la Francia è un paese accogliente per i ricercatori, l'Italia non è un paese accogliente per i ricercatori, gli italiani scappano via e gli stranieri non vengono. Questo credo che sia il dato macroscopico che ci in qualche modo amareggia tutti e a cui secondo noi bisogna trovare una soluzione. Io ho finito per adesso e passerei alla parola, do il microfono anzi alla... Allora, grazie. Subito c'è Angela, che abbiamo l'onore di avere qui tra noi.